Bisogna ammettere che a volte fa proprio bene ricordare e rispettare i tempi che furono. Quei momenti che ormai sono un po' confusi nella tua mente, ma che molto spesso sono tra quelli che ti rimangono più impressi. Quei giorni di sole anche durante un temporale. Quei giorni in cui il tuo mondo era costruito dall'immaginazione e dalla scoperta di tutto ciò che ti circondava. Quei giorni in cui la meraviglia non aveva né limiti né confini. Quei giorni in cui tu potevi tutto. Insomma, quei giorni davvero spensierati. Quando sei piccolo inizialmente non indossi nulla, sei libero come l'aria. E anche se in realtà vedi il mondo ricco di particolari, quando ti si chiede in qualche modo di rappresentarlo lo descrivi in maniera molto più semplice e immediata, perché è proprio la semplicità che porta alla bellezza di ogni cosa. Tu che passavi ore e ore a stupirti di tutto, che credevi che per ogni dente perso c'era un topolino disposto a pagartelo pur di averlo con sé, o che se non facevi il bravo arrivava l'uomo nero e ti portava via, lui però senza nessun riscatto. Ti rapiva gratis. Io l'ho sempre detto, il topolino era il più onesto. Quante storie hai costruito in quei tempi nella tua testa? La maggior parte del tutto assurde, eppure molto efficaci e divertenti. Il tuo mondo era il tuo mondo, e nessun adulto provava a toccartelo o a portartelo via. Anche perché, se solo ci provava, non ci riusciva. Non lo capiva fino in fondo. Non trovava logicità nell'illogicità come te. Tu solo hai la chiave d'accesso del tuo infinito spazio. Capita magari che dopo tanto rivedi qualche foto in un vecchio album ormai pieno di polvere, in cui sei lì che sorridi, che fai capricci o che sei pensieroso. Ed ecco che al solo guardare l'immagine questa prende vita come in uno spettacolare film e ti riporta indietro di tanti anni, permettendoti di allargare la visuale che va oltre i quattro angoli della fotografia. Stai rivivendo il tutto, come se fossi ancora lì, bloccato in quel tempo. Se ci pensi bene, a volte riuscivi a risolvere molti più problemi quando eri più piccolo rispetto ad ora che sei cresciuto, seppure erano problemi proporzionati all'età. E non si tratta di pura casualità. In età infantile eri semplicemente più diretto, più sognatore, non ci pensavi troppo e agivi di più. In un certo senso, quindi, eri più coraggioso. Io credo che ci sia molto da imparare dal nostro passato. Delle volte basterebbe ricordare come ci si comportava prima, in determinate situazioni, per poi cercare di adattarla ai nostri giorni. Con questo non intendo dire che dobbiamo vivere nel ricordo, perché ormai non torna più, ma dobbiamo usarlo come esperienza per il nostro odierno. In fin dei conti, chi si costruisce una casa non parte mai dal tetto e quindi dalla fine. Cioè, a parte i bambini, naturalmente. Solitamente si parte dalle fondamenta, e più queste sono solide, più ci vivi bene nel presente e più sarà difficile che cedano in un futuro.